Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, ben ritrovati in questo martedì 12 gennaio, scusate, 2021. Allora, sono le 5 in punto del mattino, oggi sono leggermente in ritardo. Allora, come andiamo ragazzi da voi? Ma qua solite cose, solita, diciamo, poche novità. Almeno dal punto di vista mio privato. Le novità invece ci sono tante, ce ne sono tante nel mondo, ma adesso andremo a trattarle. Allora, innanzitutto diciamo una cosa che è arrivata ieri sera sul tardi, pensate, verso le 6, ero praticamente di fuori che stavo finendo di sistemare le ultime cose, sempre per quanto riguarda le macchine, perché la cosa che io mi ero, cioè la cosa che avevo pensato, dico, l'importante è nel periodo invernale, quando fa freddo, ieri faceva meno 9 gradi e quindi dover lavorare di fuori con la neve, dover lavorare sulle macchine, dico, la cosa importante è che durante l'inverno questi lavori non li devi fare, motivo per il quale mi ero preparato nei mesi di ottobre, settembre, ottobre, metà novembre. È proprio per questo motivo, e invece continuamente le macchine ti danno da lavorare, ti danno da fare. E quindi ieri, mentre stavo sistemando l'altra macchina, la macchina di famiglia, praticamente per fare la revisione, faccio qualche lavoretto io personale, in modo tale che così il meccanico gli do meno lavoro del normale, di quello che dovrebbe essere, e qualche soldo me lo risparmio. Insomma, ho cambiato dischi e pasticche dei freni alla macchina di famiglia, alla Peugeot. E niente, verso sera arriva, verso le 6 di sera arriva il pacco, finalmente è arrivata la telecamerina da mettere in macchina, l'ho già posizionata, adesso chiaramente devo impararmi un po' il menu, devo impararmi ben bene come funziona, perché domani notte è prevista la neve. Allora, la neve oggi è prevista qua in questa regione, dovrebbe arrivare verso l'una. Io ho quella super applicazione ragazzi che non sbaglia un colpo, ti dice persino i minuti esatti di quando arriverà la pioggia, la neve, cioè non sbaglia un colpo, è una cosa eccezionale, tra l'altro va su tutto il mondo. Pensate che ieri sera sul tardi, verso l'una di notte, verso mezzanotte, poco prima di addormentarmi, davo un'occhiata proprio a questa applicazione e guardavo un po' sparsi un po' per il mondo, penso di aver trovato in realtà la città più fredda del mondo, la città in assoluto più fredda, perché tra l'altro ho fatto anche uno screenshot e l'ho mandato in chat dai miei amici, dallo staff di Radio Carro, tanto così, no? Giusto per farsi una risata. La città di Tura, che si trova al nord della Siberia, chiaramente, proprio al centro, quindi proprio nelle zone, penso che sia effettivamente la città più fredda del mondo, perché giù nel polo sud, nell'Antartide, non ci sono vere e proprie città, come sappiamo, no? È un territorio praticamente ancora molto inesplorato, e la mia applicazione segnava che nella nottata tra giovedì e venerdì, quindi diciamo venerdì mattina verso le 4 di notte, segnalava ciò, l'ho previsti meno, tenetevi forte ragazzi, in meno 52 gradi,
meno 52 gradi. È pazzesco, ragazzi, pazzesco, meno 52 gradi. Io penso che una temperatura simile, come tu esci di fuori praticamente nudo, penso che nel giro di 20 secondi dovresti morire immediatamente. Ragazzi, meno 52 gradi non me li posso immaginare. A me mi è successo, voi pensate che domenica mattina, quando faceva meno 10 gradi, meno 11 in realtà, io buttavo l'acqua sul vetro, acqua normale, come toccava il vetro ghiacciava all'istante. E parliamo soltanto di meno 11. La temperatura più fredda che ho mai visto qua, nella bassa Baviera, sono i meno 26 gradi, che ho trovato una mattina, uscendo di casa verso le 5 e mezza del mattino, meno 26. Ma meno 52, sinceramente non mi posso immaginare. Non mi posso immaginare in realtà che cosa dovresti avere in casa per poter isolare una casa così. Non mi posso immaginare che tipo di macchinario può funzionare a una temperatura simile. Quindi parlo anche a livello di riscaldamenti, eccetera, eccetera. Sinceramente, penso che sia un mondo che non ci appartiene, non lo so, ragazzi. Io ai meno 52 gradi, mi hanno raccontato un carissimo collega, voi pensate, questo mio collega, che è stato mio collega in una fabbrica di spedizione per tanti anni, pensate, si chiamava Adolf, il nome è tutto un programma, no, facciamo un po' di chiarezza. Adolf in realtà è un tedesco di madre e padre tedeschi della zona praticamente di Leipzig, di Lipsia, che lui è nato e cresciuto in Siberia, pensate. Perché? Perché poco dopo la guerra, siccome i genitori sapevano leggere e scrivere, hanno pensato che fosse una sorta di spia, e quindi la vecchia Unione Sovietica ha preso questa famiglia, praticamente li ha portati in Siberia, o meglio, padre e madre li ha portati in Siberia, sono tre fratelli e una sorella e sono tutti quanti nati in Siberia. Quando poi cadde il muro, quando cadde l'Unione Sovietica, la Germania chiaramente ha aperto le porte per tutte praticamente per quelle persone che erano andati durante il periodo comunista dall'altra parte, nella Russia, gli hanno dato l'opportunità di ritornare, dando anche degli incentivi, delle agevolazioni per poter riprendere un po' quei cittadini che si erano persi durante il periodo della guerra fredda. E quindi lui nell'89, praticamente nel 90, mi ha raccontato che è tornato. Io chiaramente all'epoca, quando ho saputo queste notizie, che lui è praticamente cresciuto sotto regime comunista in Siberia fino all'età di 24 anni, è stato in Siberia, poi dopo si è trasferito in Ucraina, sono andato da lui una serata, bella bottiglia di vodka, ne abbiamo fatte fuori due e mi sono fatto raccontare un po' certe cose, ragazzi. Guardate, una serata straordinaria ho passato, ma mi ha raccontato certe cose del regime comunista che è inutile che ve lo dico, ragazzi, è inutile che ve lo dico. Diceva, la cosa più assurda è che di nascosto, raccontava, praticamente nel letto prima di addormentarsi, la madre gli leggeva, avevano un libro, gli leggeva le storie in lingua tedesca per imparare un po' il tedesco. Ma se per puro caso si veniva a sapere, soprattutto i vicini erano i primi, sapete che all'epoca c'era la Stasi, no? Che si parlava in casa una lingua che era diversa dal russo, quindi non sto parlando soltanto, diciamo, con tedesco, ma parlo anche d'ucraino, parlo proprio di kosovaro, no? anche qualsiasi altra lingua, anche siberiano, perché la stessa siberiano non è russo, attenzione, anche lì è una lingua completamente diversa. Erano previsti 2 anni di carcere praticamente. Diceva lui, il tedesco l'ho imparato così con mia madre la notte, quando sotto le coperte piano piano mi leggeva sottovoce le favole e mi leggeva i libri. È chiaro che in un contesto simile, se la madre ha chiamato il figlio Adolf, potete capire
diciamo il perché, tra virgolette, eh? Ecco perché, dice il nome è tutto un programma, beh certo, in una situazione simile, insomma. E mi raccontava, mi ha raccontato lui che faceva il camionista, tra l'altro, che facendo il camionista in Siberia, diceva che le distanze tra una cittadina e un'altra sono distanze enormi, 3, 4, 500 chilometri, proprio nella tundra praticamente, cioè nella diciamo fuori completamente dal mondo. E che una volta gli è capitato che gli si è congelato, faceva il meno 38, gli si è congelato il gasolio dentro il camion. Ha chiamato chiaramente i soccorsi ci hanno messo parecchio tempo ad arrivare, e praticamente lui è passato tutta la nottata così dentro il camion a meno 38 di fuori, aspettando appunto che arrivassero i soccorsi. Ragazzi, io non oso immaginare. Io sono rimasto nella giornata di ieri mattina, per colpa appunto dell'alternatore, un paio d'ore in macchina con una temperatura di meno 10, e pensavo di morire. Se avessi aspettato forse un'altra mezz'oretta avrei avuto problema di congelamento ai piedi, ma i meno 38. E mi raccontava, dice, la cosa più incredibile è che quando tu fai praticamente la pipì, nel momento in cui praticamente esce la pipì, si ghiaccia all'istante, per cui quando cascano proprio blocchettini di ghiaccio, insomma. Ah, ragazzi, è fatica, è veramente fatica pensare cosa sono queste temperature. Allora ragazzi, noi dicevamo che appunto, no, se domani dovesse accadere una cosa del genere, io oggi mi metterò d'accordo con il buon vecchio Alberto, cercherò di imparare il menu di questa telecamerina, magari domani facciamo un bel video, e poi se dobbiamo prepararsi, fare qualche cosa, vedremo di prepararlo. Dobbiamo adesso studiare un po' il format, no? Come tagliare, come fare, insomma, è un po' tutto da organizzare. Però intanto la camera è arrivata, io penso che questa sia una bella notizia, perché io penso che la nottata, andando in giro sulle strade di campagna, per i tanti, io guardo ogni tanto, scusate, anche la geolocalizzazione degli ascolti, abbiamo ascolti dall'Argentina, tanti italiani che sono in Argentina, dal Brasile, dall'Australia, dagli Stati Uniti, e penso che possa essere interessante, insomma, vedere così nelle strade di campagna praticamente vergini, dove non è passato ancora nessuno. Detto questo, ragazzi, ci sono due o tre notiziole da commentare. E perché la situazione delle scuole, io penso che sia una situazione molto tragica. Allora, come sapete, ieri vi ho raccontato che qua praticamente è tutto chiuso fino a fine mese, quindi le scuole sono chiuse. Si sta cercando di organizzarsi come una sorta di didattica a distanza. A un certo orario i bambini si connetteranno con il computer, dove la maestra praticamente farà la sua lezione, e i bambini da casa dovranno così ascoltare e cercare di imparare. Il problema è che si pretende giustamente che ci sia un tutore, un genitore, insomma un qualcuno che stia lì col bambino, soprattutto per quanto riguarda appunto bambini molto piccoli che fanno la prima o la seconda classe, come mio figlio. Non si è cominciato ieri ancora, nel frattempo si sta cercando di organizzarsi, perché non tutti riescono ad avere, diciamo, un livello di tecnologia, di sapere un po' un livello di tecnologia tale. Infatti molte mamme sono già isteriche, non sanno come devono fare, quanto indietro, stanno cercando di passare un po' delle email con delle circolari dove verrà insegnato. Io devo dire, dunque, mio figlio già da un anno che praticamente pratica taekwondo direttamente così da online, col computer davanti, il maestro fa le sue lezioni, fa i suoi movimenti, le sue mosse, spiega come le deve fare, e tramite la camera del computer vede come fanno i bambini, li corregge e quant'altro. Certo, diciamo che è un palliativo, ragazzi, non è un palliativo giusto per, sinceramente, ecco, lui per esempio mi ha lasciato il contratto aperto,
con te conduo semplicemente così, tra virgolette, per dare una mano, ecco, perché non è la stessa cosa assolutamente. Poi certo, un conto magari, ecco, te conduo, un conto invece è diciamo la scuola. E così sono andato un po' a informarmi, sono andato un po' a guardare un po' quello che succede, ecco, in Italia, e ho scoperto che il 28% degli studenti hanno rinunciato, hanno completamente rinunciato alla scuola a distanza, non si sono rifiutati di farla, quindi non si sono iscritti, il 28%. Come sappiamo, non tutti hanno un computer, non tutti hanno una connessione internet buona che ti consente di poter fare appunto lezione a distanza, soprattutto al sud. Insomma, è un problema serio questo della scuola, e io più passa il tempo, ragazzi, più ci penso e più mi domando, ma prendiamo per esempio, no, la scuola di mio figlio, che viene nella scuola elementare normale, in classe sono 18 alunni, quindi non sono neanche pochi, e la scuola, insomma, è una bella scuola, abbastanza piena, c'è abbastanza alunni con tanti insegnanti e quant'altro. Da quando è stata riaperta diciamo nell'estate e nell'autunno, in tutto si è verificato soltanto 2 casi di positività. Praticamente un fratello e una sorella che sono risultati positivi. Hanno mandato, sapete, vi ho già raccontato la storia, ve l'ho fatta raccontare da Giulia, no? Andate a guardarvi le puntate precedenti di novembre e quant'altro. Però in tutto si sono verificati soltanto questi 2 casi, dei quali non è successo assolutamente nulla. C'era la paura che in paese potesse esserci una sorta di focolaio anche abbastanza esteso, invece per fortuna si è tutto quanto limitato, tant'è vero che i bambini che erano in quarantena obbligatoria, incluso Julian, avevano promesso di dover fare dei tamponi, venire in casa, praticamente prendere i bambini e portarli a fare dei tamponi, cosa che non è accaduta, probabilmente non so il motivo, però fatto sta che in casa non si è fatto vedere nessuno. Non si sono verificati altri casi. Inoltre, da dopo quella volta i bambini sono stati divisi, prima la rientro scuola erano tutti insieme, dopodiché erano divisi per singole classi, ed venivano addirittura singole classi di 4-5 bambini, venivano tenuti a distanza e passavano tutto il tempo con la mascherina, e non c'è stato più un caso di positività. Adesso che noi dobbiamo tenere chiuse le scuole, con i bambini rinchiusi dentro casa, che debbano stare così, io dico la verità, ragazzi, non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo, perché che la scuola, vi ripeto, bambini soli, con i banchi distanti l'uno dall'altro, obbligo di mascherina, tutti quanti a portarsi la mascherina l'un con l'altro, cioè ognuno deve portare la mascherina, non si sono mai verificati casi di positività, quei 2 bambini positivi si sono positivizzati praticamente fuori dalla scuola. Oltre a quei 2 bambini non ci sono stati altri casi, quindi io faccio veramente, ma vi giuro, una gran fatica a capire e a comprendere come mai in realtà la scuola venga chiusa, quando è un asset assolutamente fondamentale, ma assolutamente fondamentale. Tra l'altro, poi ripeto, andando sempre a informarmi, sono venuto a sapere di una cosa molto 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 strana che sta accadendo già da un po' di tempo in molte città italiane. Anche qua ho sentito una cosa simile. Praticamente su Facebook alcuni adolescenti si danno appuntamento nelle piazze e poi si gonfiano di botte. Adesso, quando noi eravamo ragazzini, sinceramente, ogni tanto, vi dico la verità, ogni tanto una bella scazzottata, come facevamo noi, diciamo, quando eravamo ragazzi, che usavamo soltanto le mani, per cui alla fine ti veniva un occhio nero, magari al massimo ti veniva un livido, ti potevi prendere un calcio, non è che tornavi a casa con qualche livido, non accadeva nulla, insomma. Quindi ogni tanto queste scazzottate le facevamo, e mi ricordo addirittura un pomeriggio l'abbiamo fatto, in realtà proprio perché morivamo di noia, dice ok, dai, cominciamo a spintonarci. Alla fine sono scappati fuori un po' una scazzottata così quasi amichevole. Fatica a capirlo,
però chi è della mia generazione degli anni 80-90 può benissimo capire che cosa voglio dire con questo. Quindi, però, un conto è questo, ma un conto è che per togliere, perché poi dopo i ragazzi hanno parlato di sociologi, psicologi e quant'altro, e hanno spiegato che c'è un'enorme differenza da come eravamo, quando eravamo noi, piccoli, appunto anni 80-90, a quello che invece sono i ragazzi di oggi. Mi spiego meglio, non che oggi sono dei marziani e noi all'epoca eravamo terrestri, attenzione, sempre giovani si è. Però quando noi eravamo ragazzi, che uno diceva ok, stai a casa, non vai a scuola, dice noi eravamo contenti, ma intanto andavamo a giocare a pallone di fuori, stavamo insieme, andavamo nelle piazze, andavamo nei locali, andavamo al bar, facevi la partitina a carte. Quando ti annoiavi ti mettevi seduto con il bicchiere di vino e ascoltavi magari i vecchi, no? Cosa tipica, per esempio, ecco lì in Romagna che si fa, uno magari va al bar verso le 8:30 di sera, dice ok, vado a prendermi il caffè al bar, ti metti seduto, meno male che sempre la stessa gente, ti metti seduto, guardi magari i vecchietti che giocano a carte e intanto ascolti le loro storie anche vecchie che ci parlano qua di là, magari molto spesso in dialetto, no? Ecco, e allora il tempo ti passava. Ma oggi, i giovani di oggi, noi dobbiamo tenere in casa, li teniamo in casa, rinchiusi in casa, che non si devono muovere. Ecco, questo tipo di sfogo comincia a diventare sempre più frequente. C'è un modo che i giovani hanno, perché sono tenuti distanti l'un con l'altro e non ci si riesce, perché ragazzi la scuola non è soltanto il fatto del dover studiare in se stesso, del dover imparare, non è soltanto quello, si sta parlando logicamente di un contatto umano, anche il professore, il maestro riesce a capire quando i propri alunni lo seguono oppure no. C'è più di dialogo, c'è più contatto tra le persone, no? E poi va bene, ci sarà anche il problema del bullismo, però sono tutte cose che fanno parte della scuola, cioè fanno parte di un contatto che ci deve essere in realtà tra alunni, tra esseri umani. Ecco, può sembrare questo, ragazzi, un discorso anche abbastanza inutile, no? O banale. Però purtroppo quando anche le cose più fastidiose, no, ti sono tolte, ti rendi conto di quanto ne avevi bisogno. C'è una battuta molto molto simpatica, molto carina, che ha mandato il marito di mia cugina Alessio, che saluto, ci ascolta sempre, che mi ha fatto morire da ridere. Dice, nel periodo proprio dell'ottavo, quando erano in casa, dice, ho sognato che ero sul raccordo, quindi raccordo anulare di Roma, e c'era la coda, ero sul raccordo a fare 2 ore di coda, è stato bellissimo. Cioè, ecco, per intenderci, no? Cosa vuol dire questo, per sdrammatizzare un po'? Che in effetti queste cose, ragazzi, mancano. Perché faccio questo discorso? Non solo perché chiaramente mi tocca sul personale, tocca tanti genitori, ma perché l'OMS proprio ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che quest'anno, entro nel 2021, non riusciremo mai ad arrivare a una sorta di immunità di gregge, quindi non potremo tornare sicuramente alla normalità, e per un fatto della lentezza dei vaccini che vengono somministrati, e ancora non si sa l'efficacia effettiva, reale di questi dei vaccini, diciamo del vaccino quant'è, non si sa se può ritornare eccetera, ma soprattutto per la lentezza di come vengono somministrati, insomma, come da dire che mettiamoci l'anima in pace, perché anche tutto il 2021 sarà un anno sicuramente molto molto difficile. E io trovo che al di là delle banalità ci sono una serie di attività, una serie di cose quotidiane che se devono rimanere chiuse un altro anno, cioè bisogna, un problema serio ragazzi, bisogna cominciare a pensarci veramente su, di come risolvere questi problemi, di come risolvere anche tutte quelle persone che, cioè vi faccio un esempio assurdo, no? A parte che
quest'anno che non si può sciare, tutte le Alpi sono piene di neve, non sanno dove mettere la neve per quante ne hanno. E quindi allora uno va automaticamente a pensare, e vabbè, adesso per un anno non andrete a sciare, non sarà poi la fine del mondo se per un anno uno non va a sciare, ragazzi, c'è una pandemia, dobbiamo rendersi conto del problema. Certo, tutti i discorsi giusti, però uno purtroppo non pensa a quelle persone che vivono di quel mestiere, che vivono di quella stagione che si svolge in quei 3 mesi e che magari diventa essenziale. Ecco, uno pensa esclusivamente, no, al, e così riguarda un po' tante cose, riguarda il teatro, il cinema, e i ristoratori, i ristoranti, cioè una serie veramente di attività le quali siamo costretti a tenerle chiuse e che non c'è modo di... Che succede con queste persone? Un conto è 2 mesi, 3 mesi, e infatti qua arriviamo al secondo punto, diciamo, della trasmissione di oggi sull'attualità, ma questo lo andremo a parlare dopo la pausa, ragazzi, perché adesso devo affrontare un tratto di strada molto complicato dove c'è neve praticamente, quindi devo concentrarmi un pochino di più, e poi perché c'ho la sete pazzesca, c'ho la gola secca. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone e al rientro continuiamo con questo discorso, perché c'è un'altra notizia interessante che vale la pena assolutamente commentare. Dunque, bisognerebbe che io ricominci ad ampliare un po' la mia bacheca musicale, perché piano piano queste canzoni le abbiamo ascoltate tutte. Vabbè, ascoltiamoci questa, eh? Allora rimanete lì, non andate via. Get your best trousers on, it's just for tonight. I'm out with the animals, breathe the smoke and get them gone. It's just for tonight, I'm numb from a chemical. In, I guess I'm going out alone, freezing almost down to the bone. Whiskey from the bottle, purest cure of the cold. Susie said you're looking old. When the night comes, there's nowhere I'd rather go. See it in her eyes, she knows I'll be the last one standing on the first man home. Get your best trousers on. We'll be right back.
Ah, bentornati, bentrovati, ci siamo di nuovo. Ah, dopo essermi ristorato e vi dirò che mi sono fatto anche una tazza di caffè. Tra l'altro, ragazzi, mi sono adesso reso conto che ho fatto una grande, come dire, tronzata, non lo so, dimenticanza, boh, trovate voi la parola corretta. Voi sapete che una cosa che io ho in macchina, che mi piace tanto avere in macchina, sono i poke coffee. No, vi ricordate lo slogan pubblicitario? La carica del caffè più l'energia del cioccolato. Ed è una cosa che nelle nottate, così, ecco, quando sono stanco, una cosa e un'altra, è buono mentre si guida farsi un poke coffee. E io l'avevo in macchina. Purtroppo l'ho dimenticato in macchina e si sono congelati e ahimè si sono rovinati tutti. Si sono rovinati tutti per poche coffee, purtroppo, mannaggia la miseria, è uscito fuori il caffè dal cioccolato e si sono congelati. Mi è capitato quest'estate col contrario, in realtà, che il cioccolato si era sciolto e quindi il caffè è uscito, e adesso è successo con l'effetto contrario praticamente. Certo che se fuori fa meno 10 è chiaro che i poche coffee si congelano. E vabbè, mo c'ho tutte le mani sporche, eccetera eccetera. Volevo farmi un poke coffee, visto che il caffè me lo sono dimenticato. E vabbè. Allora, la notizia invece che volevo commentare con voi è che ieri ho sentito che un gruppo sostanzioso, almeno da quello che dicono, essere sostanzioso, si fare 5.000 attività, vogliono fare una sorta di sciopero contro le restrizioni. Ovvero, si sta parlando più che altro di ristoratori, no? Allora, pur mantenendo tutte le regole, e questo ci tengono a precisarlo, l'hanno detto diverse volte, l'hanno scritto nei loro comunicati e quant'altro, cioè pur mantenendo tutte le regole in vigore della sanificazione, della distanza tra i tavoli, del plexiglass, tutto quanto, e pur mantenendo il coprifuoco alle 10, quindi per non creare anche problemi alle varie clientele, però loro vogliono aprire. Hanno detto, dice, io aprirò ugualmente il mio locale, anche se mi dicono che devo stare chiuso. Dice, tanto che cosa possono farmi più di questo? Mi faranno una multa e io il giorno dopo riapro ugualmente. Cioè, se siamo in tanti che ci comportiamo così, voglio vedere se fanno le multe a tutti. Un discorso che è fatica a capire in realtà chi, parliamoci chiaro, è fatica a capire chi ha torto e chi ha ragione, perché in effetti se uno dice innanzitutto, dice, tutti i risparmi di una vita. Io sentivo uno di questi ristoratori di Modena che diceva, ho un altro locale, praticamente non ho fatto in tempo ad aprirlo, non l'ho ancora aperto, è tutto pronto, non l'ho potuto ad aprire. Il locale attuale che ho, tutti i risparmi di una vita, praticamente sono andati via nel dover dare i soldi ai dipendenti e quant'altro, no? Delle casse integrazione, eccetera, eccetera. Praticamente ho completamente finito tutti i soldi, ci ho rimesso oltre 200.000 euro con tutte queste chiusure, ho speso una cifra di 20.000 euro tra tutto, per poter riaprire, quando mi hanno detto che si riapriva quant'altro, dice, quei 20.000 euro che di investimento che ho fatto per aprire non me li dà più nessuno, logicamente, e adesso mi obbligano a dover chiudere un'altra volta. Dice, allora tanto vale che quei soldi me li tenevo in tasca e pagavo i clienti, pagavo il personale, visto che molti di queste persone non hanno ancora preso la cassa integrazione. E poi c'è un altro discorso da dire. Io per esempio, ragazzi, qui c'ho un amico mio, Gabriele, che saluto, anche lui ci ascolta tutti i giorni, che lavora come cameriere, e sapete un po' com'è la gastronomia, è un lavoro un po' bastardo, no? Poi soprattutto se è qua, per esempio la gastronomia, se tu lavori in un ristorante italiano, si usano certe regole, no? Adesso Gabriele per esempio lui sta al 60% di stipendio nel lordo. Ovvero, quando tu sei quello che viene definito un Kurzarbeit, vuol dire che tu prendi il 60% del tuo stipendio netto, praticamente. Quindi, se tu prendi
un esempio, 1.000 euro, lo Stato ti dà 600 euro e c'è l'obbligo del non licenziamento, ovvero se Gabriele volesse fare un altro lavoro non può andarlo a fare perché non può licenziarsi, è andato a domandare e non può licenziarsi, perché poi io ho detto, dico, guarda, nel periodo natalizio ci sono tanti magazzini come, ecco, come Amazon per esempio, c'è un grande magazzino ad Augsburg, 50 km a ovest di Monaco, che nel periodo natalizio di dicembre e una parte di gennaio c'è, assumono delle persone e gli fanno lavorare circa un mese e mezzo, due mesi, dico, almeno lavoro e fai qualcosa. Dice sì, ma purtroppo non posso perché lo Stato, forse anche giustamente, ha tolto l'obbligo, non possono licenziare. Il problema è che più delle volte in gastronomia tu prendi la maggior parte dello stipendio, giustamente, in busta paga normale, una parte purtroppo la prendi così, la prendi, no? Bisogna che quegli altri dammeli così. Perché? Perché accade questo? Perché in un ristorante chi lavora e chi lo sa benissimo, non è che tu hai delle ore prestabilite, lavori 8 ore, sono solo quelle 8 ore lì. No ragazzi, ne lavori molto di più, lavori 10-12 ore e i contratti molto spesso non ti consentono di lavorare 10-12 ore. Quindi quell'ora in più che lavori, in poche parole, insomma, parliamoci chiaro, vengono date in nero. Poi chiaramente c'è anche il discorso delle mance. Quindi che succede? Che Gabriele, come Gabriele ce ne sono in tanti, loro vanno a prendere il 60% soltanto dello stipendio che è assegnato. E con quei soldi lui, per esempio, sono 4 mesi che è arretrato con l'affitto, deve pagare l'affitto e non può. Non può perché i soldi che guadagna, i soldi che gli dà lo Stato non bastano, non gli bastano per vivere, non può andare a fare un altro lavoro perché non può. Gli avevano detto che il 10 avrebbe ricominciato a lavorare, quindi domenica avrebbe dovuto ricominciare a lavorare, invece no, hanno prolungato la chiusura. Quindi il padrone di casa fa pressioni, giustamente, perché dopo 4 mesi vorrebbe avere il suo affitto, lui non glielo può dare, però c'è di positivo che lo Stato l'ha bloccato, quindi che vuol dire? Che il padrone di casa non può mandarlo via. Se tu non paghi l'affitto io ti mando via, non può mandarlo via, però anche il padrone, cioè, non è che quando Gabriele ritornerà a lavorare, ok, tutto a posto. No, perché sempre 4 mesi arretrati di affitto deve dare al padrone di casa, magari li pagherà un po' alla volta, però tu accumuli dei debiti in realtà dovuti a una certa situazione che ti impone lo Stato, ti impone il governo. Ecco, come Gabriele, non so, ecco, quando io vi raccontavo, no, di tutte, di queste filiali, no, di queste tante attività che c'è, cioè, davanti a quello che dice l'OMS, davanti ai contagi, ragazzi, che aumentano, io penso che è un problema serio, che bisognerebbe cominciare a far qualcosa, a pensare su almeno una sorta di soluzione, una sorta di pensiero. E questa iniziativa, appunto, che molti ristoratori faranno giù, io non lo so come va a finire. Poi bisogna vedere, ragazzi, perché poi le parole bisogna seguire con i fatti, perché poi è facile dire ah, io apro, chi se ne frega, poi dopo ti arriva il primo controllo, ti obbligano a chiudere e poi che fai? Non è che il giorno dopo riapri, se ti mettono i sicili rimangono, rimani chiuso, quindi ecco te la lì che la protesta va a farsi friggere. Ecco, però è una situazione sicuramente da monitorare, sicuramente da controllare, sicuramente da guardare, perché se quello che l'OMS ha detto dice il vero, e su questo caso ci credo perché la logica mi porta a pensarlo, perché il tempo delle vaccinazioni è troppo lento ragazzi, cioè noi ammettiamo che il vaccino sia efficace, va bene, tu prendi il vaccino, sei a posto, ok, però ragazzi ci vuole veramente, in un anno non ce la facciamo a vaccinare tutta la popolazione mondiale, In ogni caso, è uguale, tu come la giri, è un problema serio ragazzi, è un problema che lo Stato, cioè bisogna cominciare a pensare su che cosa si può fare. Quando parole come qualche ministro ha parlato di dire deve cambiare mestiere, innanzitutto cambiare mestiere per una persona che ha fatto solo quel lavoro diventa difficile, ma poi, ripeto, lo Stato ti obbliga a non poterlo fare. Cioè lo stesso, cioè vi ripeto, come Gabriele, che è una storia delle tante che ci sono,
diventa un problema, perché se tu non puoi nemmeno licenziarti, andare nel frattempo a fare un'altra cosa diventa effettivamente un grosso problema. Ecco, allora io torno all'origine, all'inizio di questa trasmissione di oggi, no? E vi dico, ma siamo sicuri che la gente ti si contagia soltanto nei ristoranti, soltanto nelle scuole, soltanto nei teatri, soltanto nei cinema, soltanto negli alberghi? Perché i contagi, ragazzi, continuano ad aumentare e continuano ad essercene tanti un po' dappertutto. Come mai? Perché? Addirittura ho sentito pure che alcuni, questo in Veneto ad esempio, alcuni sempre ristoratori hanno fatto una denuncia formale a tutti quei virologi, ad esempio il Burione di turno, ad esempio, quelli cosiddetti virologi televisivi, di allarmare troppo la popolazione. Anche questo non è semplice. E io qui, per concludere, mi allaccio a un vecchio discorso che ho cominciato a fare già qualche mese fa, ovvero non sarà il momento di cominciare a pensare di sviluppare una tecnologia più sul virtuale? In che senso? Mi spiego meglio. Chiaramente non stiamo parlando di inventarsi una sorta di Matrix, no, questo chiaramente no. Però eventualmente una sorta di portali dove poter non fisicamente non ti muovi, però in un certo modo puoi partecipare a quell'attività, ma non eseguite così appunto davanti a un monitor. Vi faccio un esempio: se uno si mettesse un caschetto, no, di una realtà virtuale praticamente così, e in quel modo fisicamente tu non ti muovi, cioè fisicamente non vai a scuola, però virtualmente appunto con il casco magari vai a scuola, e quindi in un certo senso, quasi muovendosi tridimensionalmente, no, riesci a vedere la maestra che parla e quant'altro direttamente davanti, avendoci quasi un contatto, sarebbe una soluzione. Certo, si parla sempre di una sorta di surrogato, sono d'accordo, però è pur sempre una piccola soluzione. Se io voglio andare al concerto di Vasco Rossi e fisicamente non ci posso andare, perché non si può per la pandemia e quant'altro, ok, magari posso andarci virtualmente. Virtualmente io prendo, compro magari online il biglietto, mi metto il caschetto e vado virtualmente al concerto insieme agli altri. Cioè, forse è il caso che, se questa storia dovesse prolungarsi troppo a lungo, di cominciare a pensarci a una cosa simile, perché il dover stare in casa sta cominciando a portare le persone a un'esasperazione che non ha limiti, che non ha limiti. Ecco, nei ragazzi sfoga in certe situazioni, le persone anziane sfocia nella depressione più totale. Io ve lo ripeto, ragazzi, ogni volta che chiamo mia nonna, lei mi piange, giustamente, c'ha 86 anni, dice: ma che razza di vita è? Io non posso uscire, nessuno può venirmi a trovare, sto sempre in casa da sola, ma che sta a fare? Ma che vita è questa? Quindi capite voi che se qua ti sta parlando minimo di un altro anno che ha parlato l'OMS, che vuol dire che ripeto, un altro anno passato in questo modo per molte persone, per molte attività, ragazzi, è impossibile, perché giustamente gli stati non hanno i soldi da dare a tutti, le moneta non possono produrre moneta come vogliono, perché per produrre moneta ci vuole il corrispettivo in oro, se no altrimenti la svalutazione si alza e automaticamente la tua moneta non vale niente, carta straccia che non vuole nessuno. Insomma, sono cose che devono cominciare veramente veramente a pensarci su, perché lo ripeto, dico che arrivano i vaccini, in tempo qualche mese siamo a posto. Bene, ok, ci vacciniamo tutti, 3-4 mesi e lentamente si dovrebbe tornare alla normalità, ma se quasi sta parlando un minimo, cioè l'OMS ha detto, ragazzi, il minimo un altro anno. Quindi non è che, quindi il 2021, ragazzi, che se si era aperto con tanti buoni auspici,
tanti buoni auspici non riguardano, ragazzi. Questa è una cosa che veramente mi lascia un po' scioccato. Adesso ci ascoltiamo un'altra breve piccolissima canzone. Al rientro andiamo a parlare un pochino di sport, un tantino di calcio, insomma, vorrei parlarvi di la, tra virgolette, dei soliti argomenti, però in realtà quello che mi piaceva discutere con voi, perlomeno presentarvi a voi, è un problema che in poche parole esiste da sempre, è una sorta di discussione che io quasi giornalmente ho col mio socio Fabio, no? E qua mi piacerebbe, per esempio, ecco, indirettamente coinvolgere anche Homer su questa domanda. Allora, ci andiamo ad ascoltare questa canzone qua, mi raccomando, solo 2 minuti appena, veloce, rimanete lì, non andate via. I'm staying sober now. I can't deal with the stress I get from going out. Going out. Then you call up my phone, you want a night out. No, I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house. Stay!
Ecco, quando sentite questa canzone sapete già che si sta parlando di sport, ma prima di arrivare a questo mi ero dimenticato di dire una notizia che per me è importante, l'ho saputa ieri sera che mi raccontava mia moglie Nadine. Praticamente lo Stato dalle persone dei 60 anni in su gratuitamente, e sottolineo la parola gratuitamente, distribuisce quelle mascherine FTP, insomma, di preciso adesso la sigla non so come si chiama, ma insomma le mascherine, quelle corrette, quelle giuste, quelle che non fanno passare nessuna sorta di virus, incluso chiaramente il coronavirus, vengono distribuite gratuitamente da 60 anni in su. Basta andare in farmacia e andarla a prendere. Ecco, in questo caso si comincia anche qua, finalmente devo dirlo, a capire che quella sorta di cose che noi mettiamo in faccia in realtà contro il Covid servono a poco, servono assolutamente a poco. Ecco, già il pensiero di dire cominciamo a distribuire gratuitamente un po' di queste mascherine, che effettivamente sono quelle giuste, corrette, che non fanno traspirare il Covid, ecco, questa mi sembra già una, penso, cioè con questo si sta andando nella direzione giusta, perché allora avrebbe un senso, ma dover mettere qualcosa in faccia che poi di fatto non ti protegge, ti protegge una quantità quasi irrisoria, mi domando chiaramente l'utilità di tutto ciò. Detto questo, ragazzi, adesso a parte questa parentesi, no, tornando un po', anzi tornando, andando in realtà al calcio. Allora, in realtà è una vecchia discussione che va avanti da parecchio tempo, perlomeno da quando più o meno esiste il calcio, no? Ovvero, tu sei l'allenatore di una squadra che sta vincendo la tua partita, no? Ok, sei in vantaggio. E uno dice più delle volte, no? Perché ti abbassi, ti metti in difesa e rischi di prendere gol? Dice ok, io sto vincendo, che faccio? Mi abbasso, faccio una squadra più guardinga, più attenta e cerco di portare a casa il risultato. Ed è un po' quello che ha fatto l'Inter, ma tra virgolette è quello che la stessa Inter, lo stesso Antonio Conte, sta facendo da un po' di tempo, non soltanto contro la Roma, in realtà. Io sto vincendo la mia partita, sai cosa c'è? Mi metto in difesa, faccio una squadra più accorta e più attenta e cerco di tutto di portare a casa il risultato. Perché? Perché se invece cerco di fare la tattica inversa, cioè mi porto in avanti cercando poi di fare un gol in più dell'avversario, dopo magari prendo il gol, io stesso prendo il gol in contropiede e vengo criticato. Il problema è che viene criticato allo stesso modo. Chi di voi si ricorda quell'incredibile secondo tempo della semifinale di due anni fa di Champions League tra Ajax e Tottenham? Quando l'Ajax vinceva 2-0 in casa contro il Tottenham alla fine del primo tempo, l'1-0 conquistato fuori casa direttamente a Londra. Bene, nel secondo tempo, anzi diciamoci la verità, nel giro di 25 minuti l'Ajax è stato capace di incassare tre gol, perse la finale di Champions League e il Tottenham andò in finale contro il Liverpool, no? L'anno che poi dopo il Liverpool vinse la Champions League, 2 anni fa sto parlando. Ecco, di lì lo sentite chiaramente di critiche di cotte di crude, ma come si può? Ma come si fa a incassare 3 gol? Dopo che prendi il 2-0, stai pareggiando 2-2, a pochi minuti dalla fine ancora ti porti in avanti per cercare di fare gol, quando invece devi startene in difesa, devi startene in chiuso. Però è vero anche che nel momento in cui tu ti chiudi, molto spesso prendi gol. Ma perché nel momento in cui tu ti chiudi prendi gol? Cioè se io prendo un gol in contropiede, ok, posso capirlo, francamente, perché mi espongo il fianco, è come un pugile che apre la guardia cercando di tirare il colpo che ti mette al tappeto. Nel momento in cui io apro la guardia per cercare di darti il pugno, mi espongo chiaramente al tuo contrattacco,
magari io sto lì, apro la guardia, ti porto il pugno, tu mi vedi, paff, te me lo dai in me il cazzotto e ti butti a terra. Ecco, questo lo posso capire. Quello che invece faccio fatica a capire è come mai nel momento in cui tu decidi di chiuderti, di portare molti uomini dentro l'area di rigore, di proteggere, no, il tuo box, quello che in inglese vengono chiamato il box, cioè l'area di rigore, diventa talmente controproducente che poi quasi in automatico va a prendere gol. Perché? Ecco, una cosa per esempio che negli anni 60-70 non accadeva, anche anni 80 non accadeva, e francamente nel calcio argentino questo non accade. Nel calcio argentino si vedono molto spesso partite di 0-0, 1-0, in realtà veramente risolte o da una giocata geniale o niente, perché la palla viene costantemente spazzata via in tribuna, non si cerca di giocare il pallone o quant'altro. E quindi dov'è sta la verità? Cioè, perché qua in Europa non si riesce a difendere un risultato? Non si riesce a portare a casa quasi mai un risultato. Voi pensate appunto all'Inter, no? Gioca contro la Roma, sta dominando la partita ce l'ha in pugno, sta vincendo 2-1, ok, Conte vede la squadra un pochino stanca, fa dei cambi, cerca di coprirsi un po' di più, cerca di mettersi in difesa per proteggere il gol di vantaggio, fatto sta che prende gol e pareggia la partita, e forse, come dicono in molti, se avesse preso gol qualche minuto prima probabilmente avrebbe addirittura rischiato di perderla. E così, e quindi giustamente ho sentito anche io stesso ieri, no, attaccare lo stesso Antonio Conte, perché dice: cavoli, ma come si fa? Hai fatto dei cambi, ti sei messo in difesa, ti sei abbassato, hai portato tanti uomini in area di rigore, eccetera eccetera. Ma perché una volta e nel calcio argentino queste cose non accadono, mentre invece nel calcio nostro europeo accadono così tanto frequentemente che ormai non si riesce più, cioè ormai anche per gli scommettitori, no? Chi vuole fare una scommessa? Una scommessa quasi sicura è che tu scommetti che entrambe le squadre fanno gol. Le quote sono bassissime, però sembra quasi, più delle volte diventa una scommessa. Cioè, guardate un po' l'ultima giornata di campionato, vi rendete conto che il 90% delle squadre fanno gol, segnano sempre. Allora perché accade questo? Ecco, questa è una domanda che io voglio porre a Over, e magari domani appunto magari mi piacerebbe che ci dà una risposta. Giustamente lui da allenatore può darci una chiave di lettura in più. Certo, bisogna dire i regolamenti, il cambio dei regolamenti, il cambio il fatto che oggi ogni minimo contatto in area, cioè io vedo fischiare dei rigori che sono allucinanti, ragazzi, rigori che sono inesistenti, eppure vengono fischiati e vengono anche confermati dal VAR. Ma c'è il contatto. In realtà mi sembra quasi quasi che ci sia una sorta di penalità che viene data al difensore e una certa, non so come dire, vantaggio che viene data all'attaccante, perlomeno per chi attacca. O perché i difensori di oggi non esistono più, oggi si difende a zona, difendere a uomo diventa quasi impossibile, anche se poi non è neanche del tutto vero, se guardiamo per esempio Smalling come ha marcato Lukaku. Certo, per marcare uno come Lukaku a uomo praticamente diventa impossibile, a meno che tu non sei 130 kg di muscoli come lui, altrimenti non riuscirai mai a marcare a uomo un giocatore dirompente come Lukaku, che praticamente è un carro armato, ragazzi. Ragazzi, Lukaku fa paura, ha un fisico da brivido proprio, eh. Ecco, vedete che diventa veramente complicato. Ecco, questa però è una domanda che io pongo a voi. Come mai nel momento in cui una squadra si abbassa, il più delle volte rischia e prende gol? Se per caso riesce a portarsi la partita a casa, e dici: ah, per fortuna è riuscito a portarla a casa, ma più delle volte cosa si dice? Perché la squadra avversaria ha sbagliato un sacco di gol. Ecco, su queste considerazioni oggi possiamo chiudere. Abbiamo fatto una ritenzione, ho parlato tanto, ho la gola molto secca, ho quasi praticamente finito il mio lavoro, sto andando già verso casa, quindi come sempre
Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci vediamo domani, ci sentiamo domani, anzi forse magari ci vediamo domani, vediamo, ripeto, a Luna è prevista una fortissima nevicata, molto molto forte, dovrebbe continuare nella nottata, quindi vediamo la giornata di domani in che modo sarà e se è il caso magari vi posso fare questa piccola grande sorpresa, è chiaro che nel caso lo troverete su YouTube, su YouTube, bisogna vedere se apriremo un canale nuovo, più o meno come dovrà funzionare. Per il momento è tutto, ragazzi, mi raccomando, fate i bravi come sempre, io vi auguro una buona giornata e a domani, e ciao a tutti e sempre in gamba, state a te, state a corte, come si dice a Natale, state a corte. Thank you.